Benvenuto, il mio nome è Davide Berti e sono un consulente finanziario. Polizze assicurative. Sei sicuro di averne veramente bisogno? E soprattutto, sei consapevole di quali siano i vantaggi e gli svantaggi che ha una polizza assicurativa? Uno dei pilastri dell'investimento è investi soltanto in ciò che conosci. Perciò è fondamentale mettersi nella condizione di comprendere nel dettaglio che cosa sia una polizza assicurativa ramo vita. Sì, perché se vai a vedere in altri miei contenuti sul sito web www.davideberti.it puoi trovare la distinzione tra le varie tipologie di prodotti assicurativi. Nella mia attività mi ritrovo quotidianamente a contatto con persone che hanno subito una vendita di una polizza, che sia in assicurazione o che sia in banca, e spesso l'esigenza di questa polizza realisticamente non c'era. Andiamo a capire il perché. Se vediamo quali sono i vantaggi che caratterizzano una polizza di investimento assicurativo, sono innanzitutto l'impignorabilità e l'insequestrabilità, ovvero il fatto che i capitali messi all'interno della stessa non sono pignorabili o sequestrabili da parte di creditori. La maggior parte delle persone però svolge un lavoro da dipendente oppure da libero professionista non rischiando ingenti quantità di capitale e di conseguenza il rischio che dei creditori vi siano alle calcagne è sicuramente marginale. Può essere utile per un imprenditore che ha un'attività ad alto rischio cercare di parcheggiare del capitale all'interno di polizze assicurative proprio per limitare la credibilità del suo intero patrimonio da parte dei creditori. Un altro vantaggio che caratterizza le polizze assicurative è l'esenzione da imposte di successione. Questa giustificazione, questa obiezione mi viene fatta dalla maggior parte delle persone che ha sottoscritto una polizza, perché il ragionamento è: beh, se ho una polizza assicurativa, io sono nella condizione di non pagare imposte di successione. Tuttavia, conoscendo la normativa italiana, si viene a conoscenza che la franchigia in Italia è pari a 1 milione di euro per erede in caso di successione diretta. Questo vuol dire che fondamentalmente tutte le persone che hanno magari dei figli e vogliono lasciare i loro risparmi poi agli stessi, che hanno un capitale inferiore a 1 milione di euro per figlio, sono nella condizione di non avere imposte di successione. Il terzo vantaggio che hanno le polizze di investimento assicurativo è relativo al quando pagare le tasse relative agli investimenti fatti all'interno delle stesse. Questo perché il calcolo relativo alla plusvalenza o alla minusvalenza viene fatto al 31/12 di ogni anno, ma viene poi pagato tutto nel momento in cui si disinveste e oltretutto all'interno delle stesse è possibile fare una compensazione tra plusvalenze e minusvalenze. Questo permette un oggettivo vantaggio in termini di praticità dell'investimento. A fronte di questi tre vantaggi, di cui tendenzialmente due non sono riguardanti la maggior parte delle persone, ci sono però degli svantaggi tra i quali primeggia sicuramente il problema relativo ai costi. Questo perché le polizze sono prevalentemente strumenti unit linked, quindi legate all'andamento di un fondo di investimenti, strumento che è già di per sé caratterizzato da dei costi non indifferenti e la polizza, che non è nulla più che un cappello che avvolge un paniere di fondi di investimenti, ha dei costi che spesso sono addirittura ulteriori. Questi costi non arrivano spesso a giustificare il terzo vantaggio, ovvero quello della compensazione tra plus e minusvalenze, creando effettivamente un minusvalore per il cliente. Per verificare i costi che può avere una polizza è presente la nota informativa e nella quale sono presenti in modo dettagliato i costi caratterizzanti lo strumento che hai sottoscritto. Molto probabilmente ti stanno proponendo degli strumenti finanziari non adeguati o dei vantaggi che in realtà non sono effettivi vantaggi per la tua situazione e di conseguenza dovresti cercare di trovare soluzioni più efficienti ed efficaci. Se ci fossero domande, fammelo sapere nei commenti. Per approfondire, visita il sito www.davideberti.it. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti se non l'avessi ancora fatto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ti ringrazio per l'attenzione.